Acqua, energia. Il mondo non può sopravvivere senza queste due fondamentali risorse. L'acqua ricopre il 70% della superficie terrestre, solo il 3% è acqua dolce e solo l'1% è pronto per l'utilizzo. L'acqua è fondamentale anche per generare energia elettrica. Negli Stati Uniti gli impianti a combustibili fossili, nucleari, idroelettrici e fotovoltaici utilizzano in media 7 litri d'acqua per kilowattora generata. Il fabbisogno mondiale di queste risorse è in crescita costante, ma le scorte sono in rapida diminuzione. Esiste una soluzione per combinare efficienza energetica e idrica? Un progetto rivoluzionario che economizzi queste due risorse preziose? Sì, esiste! La rivoluzione comincia con la linea di condensatori EcoATC e Vapco, progettata per risparmiare energia e acqua. E Vapco, all'avanguardia nelle tecnologie a risparmio energetico e idrico, ha creato la linea EcoATC per ridurre il consumo di acqua, aumentando la resa termica nel funzionamento a secco. Questo aumento di efficienza è il risultato dell'ultima innovazione Evapco, il serpentino Elliptifin con alette spiroidali. L'innovativo design è basato sull'applicazione di alette spiroidali su tutti i ranghi del serpentino Thermal Pack Evapco. Le alette sono applicate al tubo ellittico per massimizzare la superficie di scambio termico. Una meraviglia dell'ingegneria e della produzione. Evapco ha progettato e sviluppato un processo tecnologico per una perfetta applicazione delle alette spiroidali al tubo ellittico, grazie ad avanzati procedimenti di assemblaggio. Gli EcoATC sono progettati per una elevata efficienza in modalità evaporativa e a secco. Scopriamo i principi di funzionamento di ogni modalità. L'EcoATC è un prodotto a risparmio energetico perché richiede meno energia rispetto a un tipico condensatore evaporativo, ottimizzando l'aumento della resa termica dato dalla tecnologia Elliptifin durante la modalità evaporativa. Durante il funzionamento evaporativo, il gas refrigerante entra nel serpentino Elliptifin. La pompa e i ventilatori sono in funzione. Il calore verrà dissipato per via evaporativa con un consumo d'acqua irrisorio. In modalità evaporativa, l'EcoATC consumerà meno energia di un normale condensatore evaporativo. Durante il funzionamento a secco, l'EcoATC consente un forte risparmio d'acqua, poiché utilizza solo il raffreddamento ad aria. La pompa di ricircolo è spenta e solo il ventilatore è in funzione. Il gas caldo circola nelle serpentine, cedendo calore nell'atmosfera per via sensibile. Non c'è consumo d'acqua in questa modalità di funzionamento. L'EcoATC è la soluzione ideale per ridurre il consumo d'acqua proveniente da elevate temperature limite e ridurre i consumi energetici. L'EcoATC è costruito in accordo all'International Building Code, IBC. E cosa molto importante, l'EcoATC contribuisce ad ottenere crediti LEED nelle categorie Energy and Atmosphere e Water Efficiency per l'uso di refrigeranti naturali e per il loro design a risparmio energetico e idrico. Includere EcoATC nei vostri progetti vi consentirà di realizzare impianti a minimo consumo energetico con ridotti consumi d'acqua e a basso impatto ambientale. Contattate la rete di vendita Evapco per avere ulteriori informazioni. Evapco, la rivoluzionaria tecnologia ambientale per il XXI secolo.